Bentornati qua nel suo canale Buffetti TV, sono sempre il vostro Jason, vi porto alla recensione di Fear Street parte 2 1978. Molto meglio della prima parte, sotto alcuni punti di vista, sotto altri punti di vista un po' più. Insomma, il problema di questa seconda parte è che inizia esattamente dove è ripreso, ok, però è molto lento a ingranare la storia stavolta. Andiamo un po' a scovare le origini del male, che comunque non posso dirvi che origini andiamo a vedere perché comunque sarebbe uno spoiler, però sicuramente è una parte molto interessante. L'ho trovata molto meglio la prima perché? Perché qua si concentra molto sugli elementi di violenza slasher. Qua definirei molto più splatter. Sì, sono delle scene molto molto splatter. Quindi se la prima faceva un po' riferimento agli slasher, questa fa riferimento un po' allo splatter. Però cita tantissimo Venerdì 13. Stephen King viene citato, ma all'interno di un altro contesto. Si parla più o meno dei romanzi di Stephen King. Quindi non è che viene proprio citato. Però comunque se è qualcosa è legato a Stephen King in questa parte ho notato. Ma soprattutto e tanto Venerdì 13, se proprio è Venerdì 13, tutto per tutto, cioè quindi vi aspettate il killer che ammassa nel campeggio, fa un massacro, quindi è quello praticamente. Una delle due protagoniste, che sono due sorelle, è interpretata dall'attrice che ha interpretato Max in Stranger Things, è la ragazza rossa di capelli praticamente, con cui Lucas aveva una cotta, tra l'altro in Stranger Things è cosa molto bella. E vi ripeto, è una seconda parte che secondo me funziona, se è funzionale, niente di troppo complesso da capire, niente di troppo difficile da intuire. Andiamo verso più sempre le origini, infatti la terza parte racconterà le origini di questo male che si è annidato sulla città di Sedisai. Il campeggio Nightwheel è soltanto una tappa di quello che succede. Ci sono delle uccisioni abbastanza stupide, nel senso, magari c'è un personaggio che parla e subito viene ammassato, ecco, questo ve lo posso dire. Ci sono delle sequenze in cui l'assassino ammassa, diciamo, in modo veramente incredibile, e altre sequenze che sono veramente prevedibili, cioè troppo prevedibili secondo me, dovevo un attimino studiare meglio. Però comunque andiamo a incastrarsi sempre nell'elemento dello slasher. Lo slasher che secondo me qui ha un effetto abbastanza articolato. Uno, è uno slasher che funziona molto bene. Direi che comunque, paradossalmente, è un'ottima cosa. Se voglio andare sul ritmo, la seconda parte, ve lo ripeto, è lenta all'inizio, ma accelera tanto quando si parla del killer, degli assassini. E nella prima parte forse si voleva un pochettino più in gran la massa, ecco, sull'elemento dello slasher. Poi invece parte proprio cannone su quell'elemento. Prende il suo tempo non per creare noia, ma è la prima parte di approfondimento dei personaggi, e questa è una cosa che io ho gradito. È lenta, ma allo stesso tempo serve, quindi sicuramente è un'ottima cosa. Non dico che sia davanti al capolavoro, perché capolavoro siamo lontani, però comunque la seconda parte è molto molto godibile tranquillamente. Dura molto di più della prima, infatti durava un'oretta e mezza, questa qua dura circa 2 orette. E spero che la terza duri anche un po' corposa, anche la terza parte che sarà anche l'ultima, perché comunque andiamo a vedere le origini, tutto sto caos del male che si è creato sulla città. Quindi è ancora il tassello più interessante la terza parte. Non so quanto di slasher avrà la terza parte, perché se non è ambientata nel passato, non so quanto vedremo di slasher o di splatter, però questa parte veramente si è condensata bene per quanto riguarda le scene violente, decapitazioni, smembramenti, quindi si è di tutto di più. Una roba molto articolata, ben sviluppata, anche dal punto di vista registico, meglio della prima parte, perché le sequenze in cui i killer ammassano, forse 2 o 3 non è che si capiscono bene, però comunque il resto è molto intuibile. Invece la prima parte, quando arrivava il killer che iniziava una lotta, che non è che si capiva molto bene. Poi invece la regia è molto migliorata, ecco, questo posso dirlo. Un'ottima regia,
E ottima colonna sonora anche, beh, anni 70 comunque ci sta. Se tanto omaggio anche la Supernatural, la serie. Anche qui, però in modo involontario, quindi non vi preoccupate. Non è che sia proprio l'omaggio, nel senso se i demoni, i mostri, quella roba lì, no, è un romanzo un po' più arretrato. Anche se comunque se è una roba che la Supernatural secondo me più o meno si sono ispirate a fare, ma poi lascio a voi la decisione di scoprire quale sarà. E quindi secondo me è molto interessante, molto interessante. Questa trilogia è sempre più interessante, la terza parte vediamo un po' come uscirà. Per adesso il mio voto per questa seconda parte è più o meno come il primo, quindi 7,5, non gli do neanche di più, 7,5 va bene come voto. Aspettiamo la terza parte per vedere un po' come andrà. Perché poi gli darò il voto complessivo di questa specie di trilogia, ecco. E quindi vediamo un po' di capire bene come andranno a parare su Fear Street parte 3. Che ricordo che sarà ambientato nel passato, quindi sarà una specie di prequel tendenzialmente che andrà a chiudere la trilogia. Fatemi sapere un momento di solo voi sotto cosa ne pensate di questo Fear Street Part 2 1978 e noi ci vediamo al prossimo video recensione. Saluto il massimo pubblico di quasi tutti quanti i social.